Cosa? E non ho neanche forza a sfogarmi, no. Cosa dovrei dire? Cosa dovrei dire, Frank? Raga, io dico solo una cosa. Che ci stiamo sgretolando come biscotti. Perché perdere 3 giocatori a 0, motore 20 che si sì, sarà a 0, credo, ragazzi, non ho seguito le cifre e cose. Però, ragazzi, non si può perdere così, così. Uno dei centrocampisti più forti, non si può perdere così, ragazzi. L'abbiamo fatto con Donnarumma e Calhanoglu. Fatto anche con Kessié. Sì, si può dire che Kessié non si accontentava, ma raga, la coppa è nostra. Perché se tu vuoi veramente puntare l'anno prossimo, io parlo di quest'anno ormai, che si rimarrà fino alla fine dell'anno. Però se tu l'anno prossimo vuoi puntare di nuovo, anche se quest'anno non lo vinciamo, ok, mettiamo conto che quest'anno non lo vinciamo lo scudetto, tu non puoi pensare di vendere Frank Kessié. Perché Kessié è un centro del tuo centrocampo. È un pilastro del tuo centrocampo. Dio. Tu non puoi pensare di. Ma proprio non ci devi neanche pensare. Scadeva il contratto, rinnovalo. Non vuole le cifre, ok, certo hai il contratto, ma no. Allora io non ce la faccio più. No, basta. Ho già sofferto tanto per Donnarumma, non voglio. No, dai. Non voglio. Ma ormai, raga, è fatto. Purtroppo non ci vogliamo credere. Sabato scorso, il Milan è impossessato lo stadio. E la gara ha iniziato a fischiare. Quando è così. È successo anche a Suso, anche a Piontek. Raga, la Sud lo fischiava. Sto male perché comunque, ragazzi, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo da Frank, non me l'aspettavo dal Milan. Non mi aspettavo che lui potesse andare via. Tenete così presto, perché comunque è dal 2018 cammina, ma non mi aspettavo che uno come lui potesse andare via, uno che comunque diceva che il Milan sta bene, che comunque il Milan era sempre al top, ma lui non ha mai fatto promesse, questo è vero. Non è mai un traditore, comunque non ha promesso niente al Milan, non ha fatto niente al Milan, però raga. Però comunque fa male vederlo andare via. Sì, ragazzi, fa male vederlo andare via. Anche perché per i milanisti ci siamo affezionati molto, Frank. Ne presente quando tipo perdete qualcosa che vi piace? Non parlo di persone perché comunque non è minimamente paragonabile a quando perdi un parente. Però comunque parlo un oggetto. Tipo che so, perdi il tuo braccialetto preferito. Quando lo perdi ci pensi tutti i momenti in cui te lo sei messo, i momenti in cui ci hai parlato. E qui sto pensando in questo momento a tutti i rigori battuti da Frank, a tutti i gol, anche a quello più recente, Milan-Lazio Coppa Italia, ragazzi. Ecco, così. Così. Poi mi vengono a dire che sono uno sport. Poi vi dite, è esagerato, ti rattristisci perché sì, lo so, ragazzi, potrebbe essere esagerato, ma perché sì. Mi è sempre piaciuto il livello. C'è stato un periodo in cui l'ho criticato. Dopo partita con l'Atletico Madrid e con la San Siro, perché comunque si vedeva che non aveva più voglia in quella partita. Magari era stanco quella partita, ragazzi. Infatti, chiedo scusa a Frank. Chiedo scusa a Frank. Per quella partita di raga, non c'è. Cioè, forse sarà stato per il fatto che abbiamo perso il 90esimo. Sarà stato il fatto che gli ho tirato i peggiori insulti. Che se ero allo stadio mi sentiva e praticamente mi denunciava quando gli ho tirati. Ma per fortuna ero a casa. Se no gli tiravo qualcosa in testa, se non so. Non è partito scherzi, ragazzi. Non so, però, raga, no. Non ce la faccio a vederlo in un'altra squadra. Vabbè, dai, magari addio, si parlava di andare all'Inter, ma se andava all'Inter pure lui, raga, basta. Se andava all'Inter anche lui, magari è andato al Barcellona. Frank. Dio, Frank, no. Vabbè, raga, diciamo una cosa un po' più allegra, che non c'entra niente con Frank, sì. Voi esce su YouTube che non esce un video da 3 settimane, ma in realtà non è vero. Ne è uscito uno lunedì su Fortnite, ma me l'hanno bannato per copyright, non so perché, ragazzi. Ed è dove facciamo una partita nella vecchia mappa di Fortnite, quella del capitolo 1. Allora, domani
Post-partita di Inter-Fiorentina e Milan. Cagliari-Milan, ragazzi. Cagliari-Milan. Frank si giocherà, mi sa. Comunque, ragazzi, veramente. Scusate, ma non si può fare. No, raga, non può essere. No, non può essere. Non può minimamente esserci una cosa del genere. Porco schifo, non può minimamente esserci. Come fai a perdere un altro terzo giocatore? 3 su 3! Scade un contratto giocatore, va via! Milan, scade un contratto giocatore! Speriamo a Dio che non scadrà mai a Giroud, a Tonali! Perché raga, se il Milan è così, scade un contratto giocatore, va via! Perché non sono capaci di rinnovarglielo! Theo Hernandez è stato l'unico giocatore in cui c'è una città, perché se andavo via pure te, oddio! Andavo là e prendo Maldini a schiaffi, prendevo. Anzi, non tanto Maldini, ma gli altri sì. Leonardo, là, come cacchio si chiama l'altro? No, Leonardo, vabbè. Quel tizio là, l'altro, vabbè, l'altro poi era. Cioè, lui lo riprendeva a schiaffi se faceva andare via pure Hernandez. Te lo giuro! Che cacchio! Raga, mannaggia! Se faceva andare via pure Hernandez per sta merdata, li prendeva a schiaffi. Quindi prego a Dio che nel 2026, credo che te abbia rinnovato fino al 2026, riescono a far rinnovare sta guerra, perché io dovrò salutare pure Theo Hernandez. Pure Theo Hernandez, porco schifo. Grazie a Dio, sono riuscito a rinnovarlo. Madonna santa. E Donnarumma no, e Calhanoglu no, che sì no. Porco schifo. Svegliatevi. Naccia la miseria, oh, sta società. E poi vi dite, ok, va bene. Calhanoglu è stato un pezzo di merda, di merda, merda. Perché ha deciso comunque di andare all'Inter. Voleva 5.000 euro in più, quel cacchio non so cos'era, poi questa cifra, differenza tra 6 milioni e 6 milioni e 5. Però comunque, ok, con Calhanoglu, ma con Donnarumma, sì. La società, io non sto difendendo Donnarumma. Perché ho messo proprio un pezzo di merda. Anzi, non Donnarumma, Raiola è stato un pezzo di merda. Comunque, ok. Poi, ah, Dio, è da ottobre che si parla che non me lo va a rinnovare. Da ottobre. Una stagione intera, non sono riuscito a rinnovare. Ora, Dio santo, io capisco tutto. Però, porco schifo. Vabbè, lasciamo stare la norma Cianogo. Il passato di sto pezzo di merda di Cianogo che deve crepare, Dio santo. No, crepare no, ma deve rompersi un ginocchio, deve esplodere. Comunque, parliamo di che sì, ragazzi. Ok, va bene, l'avete fatto di nuovo, via che sì. Ma che prendiamo? Adesso, che cacchio prendiamo? A fine stagione. E ringraziatevi che fine stagione possiamo avere che sì. Perché se no eravamo fregati. Se questo evento era a gennaio, eravamo fregati. Grazie a Dio è marzo. Vaffa ancora sto Barcellona di merda. Va, basta ragazzi, vi saluto. Sto schifo di che sì di merda, merdoso. Bella. Dai raga, vi saluto bene. Bella raga, ci vediamo al prossimo video domani. Ciao.